Pagellone. Oggi ragazzi non sono a casa mia, ma penso comunque l'abbiate già notato. Non mi spenderò in chiacchiere, sarò chiaro e conciso. Non ho programmato nulla, voti che non ho assolutamente ancora scritto. Dirò tutto quello che mi viene in mente al momento, perché onestamente ragazzi sono abbastanza arrabbiato. Come sempre ragazzi vi chiedo di lasciare però un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Allora ragazzi, partiamo. Partiamo dalle pagelle che sarebbe tutto, cioè, penso siano tutti down. Forse a parte qualcuno. Partiamo. Partiamo. Andanovic. Andanovic. Io penso, ragazzi, che una sedia messa al suo posto parerebbe più tiri. Perché almeno la sedia, la metti lì, occupa uno spazio, sta ferma. Come Andanovic, eh? Quindi non sottovalutiamo Andanovic, perché almeno Andanovic fa quello che gli si dice. Quello che dovrebbe fare una sedia. Sta lì, non si muove. Quindi il suo lo fa. Il fatto è buttarsi. Che ragazzi, il secondo gol, ok, non poteva farci nulla, un tiro complicato da prendere, assolutamente, ma è il primo, ragazzi. Tu, Andanovic, non puoi parare un tiro del genere. Diciamo che comunque, ragazzi, la colpa inizialmente è di Calhanoglu, che sbaglia il passaggio. Barella, che nonostante il passaggio sia sbagliato, poteva prenderlo quel pallone, non lo prende, lo perde. A sua volta, chi è quello che sbaglia successivamente? Bastoni, perché Bastoni, ragazzi, Dybala ce l'ha di là, nella zona in cui dovrebbe stare Bastoni. Tutti e tre i difensori, molto intelligentemente, decidono di accentrarsi tutti in aria e lasciano Dybala solo. Vabbè, Andanovic, 5. Hai rotto, Andanovic. È giusto dare lo spazio a un'area, a un portiere che ci provo a prenderle. Perché lo sai, io non voglio essere ipocrita, non voglio essere del tipo, ah vabbè, Andanovic lo ringrazio per tutto quello che ha fatto. In tantissimi anni ci ha salvato in tantissime occasioni. Assolutamente, non rinnego questo, ma adesso è il momento di cambiare. Andà, dai spazio ad altri giocatori. Ragazzi, è stato messo Buffon in panchina dal Parma? Dal Parma? E non può essere messo Andanovic in panchina all'Inter? Direi proprio di sì. Quindi Andanovic 5. I tre di difesa. Partiamo da quello che secondo me è stato il peggiore. Bastoni. Bastoni, ragazzi, non ci siamo. A parte qualche minuto a sprazzi del primo tempo in cui con Di Marco ha provato a sovrapporsi il gioco che faceva l'anno scorso e che faceva anche molto bene. Poi, ragazzi, male. Male, concede il gol a Dybala. Molto goffo, poco mai nel vivo dell'azione, perché comunque ragazzi sappiamo Bastoni quanto è importante per Inzaghi nella costruzione, nella manovra del gioco, cosa in cui Bastoni non è mai entrata dall'inizio dell'anno, non da adesso, però questa è solamente la ciliegina sopra la nostra torta. Mai nel vivo del gioco, mai a farsi vedere, mai in sola posizione, mai che comunque chiama palla per aiutare la squadra, nulla, nulla, mai che provava ad amministrare da dietro, niente. Bastoni 5. Skriniar, ragazzi, 5 e mezzo, 6 meno. Perché comunque, ragazzi, anche lui poco presente, però almeno diciamo che ha provato a fare un minimo. Comunque in difesa è stato attento, a parte il gol, perché lì Skriniar, veramente, ti sei perso Smalling, ti sei perso assolutamente. Questa, la colpa è di, anzi no, guarda, 6 meno il cavolo, 5 e mezzo. 5 e mezzo, rifaccio. Perché comunque, raga, uno come Skriniar, con le qualità di Skriniar, non può perdersi Smalling in quel modo. Continuiamo ragazzi, con tranquillità. Passiamo adesso ragazzi a chi secondo me è stato uno dei migliori in campo, uno dei più giudicati, uno dei trasferimenti più, diciamo, discussi di questo calciomercato per l'Inter. Acerbi ragazzi, Acerbi che secondo me da quando è arrivato in ogni partita è stato sempre il migliore, se non quasi. Ok? Ragazzi, ieri ha fatto una partita buona, soprattutto nell'errore. Diciamo in molti errori è riuscita a parare. Poi è un giocatore che parla tanto con i suoi compagni, quindi andate di là, scendete, fate così, fate colà, cosa che serve ragazzi, anche perché ripeto è un giocatore molto di esperienza, quindi veramente veramente ottimo. Acerbi ragazzi, come minimo 6 e mezzo. Passiamo a Di Marco ragazzi, anche lui diciamo che ha fatto bene, ha segnato nel primo tempo, ha fatto molto bene, sulla fascia si è fatto un bel po' di galoppate. Nel secondo tempo, ragazzi, invece molto male, ma come tutta l'Inter. Però, ragazzi, per il gol e per quello che ha fatto nel primo tempo, gli do 6 e mezzo anche a lui, dai. Passiamo a Dumfries, ragazzi.
Uno dei peggiori, se non il peggiore, ragazzi. Qualcosa di imbarazzante. Una domanda, Dumfries. Ma sai dribblare? Perché non mi pare che tu sappia dribblare. Un esterno che non dribbla. Dumfries fa allora, o fa una partita buona. Fa una partita dove è non lo so chi sulla fascia. Oppure, ragazzi, è una pippa. Non ha mezze misure. Poi ti insegno una cosa, Dumfries. Ti insegno una cosa. Io che non sono un esterno, io che non sono un calciatore professionista. Ma se io comincio a correre, a galoppare con un cavallo sulla fascia, no? E mi viene l'attaccante o il difensore o chiunque sia, comunque l'avversario davanti, cerco di dribblarlo. E c'è da sbattere la testa davanti. Te lo spiego, ah? Perché comunque magari. Perché Dumfries non ha i piedi, ragazzi. Perché non c'ha i piedi. Assolutamente. Sappiamo che Dumfries c'ha due zamponi al posto dei piedi. Però, se almeno dribblasse, no? Uno dice, vabbè, dai. Non segna, non corre, cioè non, scusate, non ha bei piedi, ma almeno corre, dribbla, crea dinamiche. Ragazzi, ieri si è fermato qualche 6 volte mentre stavamo provando a fare una ripartenza con la Roma. Si fermava, tornava indietro. Invece di andare di là a buttarla in mezzo, puntare l'uomo. Ovviamente no, perché? Perché c'era contro Spinazzola, che tecnicamente era più forte, e si caga sotto. Dumfries, 5. Centrocampo, ragazzi, che devo dire del centrocampo? Barella, Çalhanoğlu e Aslani. Çalhanoğlu, il peggiorone dei tre di centrocampo. 5? 5 più? 5 e mezzo massimo? Se dovessi, ma no, 5 e mezzo secondo me neanche. 5 più, ragazzi. A parte la traversa, ragazzi, non ho fatto niente. Çalhanoğlu ieri invisibile. Non ho nulla da dire, ragazzi. Tra l'altro, pure colui che ha sbagliato il passaggio, che poi ha favorito tanti errori. Dico, poi hanno sbagliato in tanti, però. Comunque, ragazzi, è stato quello che ha sono portato alla ripartenza della Roma. Poi di chi? Barella. Barella, 5 e mezzo. 5 e mezzo, ragazzi, Barella, io ti dico una cosa, devi smetterla di mandare a quel paese i compagni. Dopo 3 minuti si stava già mandando a quel paese con Skriniar. Ma stiamo scherzando? Io lo sai, Barella, per me sei uno, io ti amo come calciatore, però ti devi stare un po' calmo. Io sono un giocatore, ragazzi, io sono una persona che quando gioco anche con gli amici, io comunque gioco a calcio, comunque qualsiasi cosa, sono uno che richiama tanto i miei compagni, scendi quello, però tu non puoi ogni volta, ma vai a cagare, ma fai quello, oh ma ti sta calmo. Io ricordo tutti quando era arrivato Barella dopo il primo anno, capitano, capitano, con questo atteggiamento Barella è l'ultimo che può prendere la fascia da capitano all'interno della squadra. 5 e mezzo. Aslani, ragazzi, quello che comunque era impegnato a coprire un ruolo che, nonostante Brozovic stia ricoprendo male quest'anno, che Brozovic praticamente sta facendo schifo, però, ragazzi, prendere il posto a Brozovic non è mai facile. Ha fatto una partita abbastanza buona, è andato vicino al gol in più occasioni, soprattutto con quel tiro di prima al limite dell'area che è uscita di tanto dal palo. 6. L'unico, diciamo, che un minimo ci ha fatto del suo. Attacco. Dzeko. Dzeko, che devo dire di Dzeko, raga? Ok, ha fatto quel gol che poi si è annullato. E dopo quel gol? Zero. Nulla cosmico. Quanto devo dare a Dzeko? 5? 5. 5 Dzeko. Poverino che nel secondo tempo, quando Mancini se ne stava andando, era morto, ragazzi. L'ha dovuto prendere per la maglietta e l'ha dovuto tirare facendo un fallo tattico, ragazzi, perché non ne poteva più. Mettiamoci in testa che Dzeko, l'anno scorso, non si sa come, è riuscito a pararci le chiappe facendoci arrivare all'ultima giornata a giocarci lo scudetto. Nulla da togliere a Dzeko, perché ci ha parato l'anno scorso il culo. Però, ragazzi, Dzeko non è un giocatore che può fare 90 minuti. Dzeko è un giocatore che metti al 20esimo, che ti può fare la differenza, ma al 20esimo, non dal primo minuto fino alla fine, perché schiatta Dzeko. Non può essere, non può essere, ok? Ora, martedì o mercoledì, non mi ricordo quando è, partita col Barcellona. Che giochiamo con Lautaro e Dzeko? Dzeko che già è morto? Giochiamo con Correa, che veramente fa schifo, che adesso ne parliamo pure? Cosa dobbiamo fare? Comunque, Lautaro, ragazzi, a parte i 3 gialli che ha fatto perdere quelli della Roma, zero. Lautaro, vabbè, sappiamo, ragazzi, che c'ha quel periodo in cui per 2 o 3 mesi non fa niente. Lo schifo. A me non mi interessa se fai prendere 2 o 3 gialli a quelli della Roma, devi segnare. Perché mi manca Lukaku. Diego ovviamente ha una certa età. Correa fa schifo. Non segna manca Lautaro, vado a giocare io. Faccio prima. Lautaro, 5. I panchinari, ragazzi, quelli che entrano. Correa, non classificabile. Cioè, non classificabile non per voto, non classificabile come calciatore. Che è diverso. Non è classificabile, ragazzi. Correa che entra, l'unica cosa che buona che ha fatto è farsi stare, si è fatto ammonire per proteste, il pagliaccio che è. È entrato, ragazzi, sulla fascia uno contro uno contro Smalling. Smalling che, ripeto, è un grandissimo difensore, assolutamente, ma ragazzi, eravamo all'80esimo. Smalling morto, Correa fresco, Smalling ha bullizzato Correa.
Smalling ha abolizzato Correa, non classificabile. Poi chi è entrato? Mkhitaryan. Mkhitaryan, onestamente ragazzi, anche lui molto deludente, non ha fatto nulla. Cioè non mi ricordo una giocata di Mkhitaryan in quella partita, sinceramente, zero, mi ricordo niente, quindi anche lui per me non classificabile. Poi è entrato un giocatore della Primavera, se non mi sbaglio, ma non mi ricordo chi è, ragazzi, onestamente, non mi interessa perché è entrato negli ultimi 5 minuti praticamente, non mi interessa. E chiudiamo ragazzi con Bellanova. 5 e mezzo, 6 meno, per quel poco che ha fatto, perché ha avuto poco tempo. L'unica azione che è riuscito a fare è stata quella sulla fascia, che praticamente si era fatto una bella cavalcata, tra cui dei ragazzi da notare è stato l'unico che in 90 minuti ha tentato un dribbling sulla fascia. Bellanova che al 90esimo deve entrare per farmi il primo dribbling della serata, perché ovviamente Di Marco non sa dribblare. Dumfries che veramente o corre dritto come un cavallo o si ferma e dà la palla indietro, altrimenti ragazzi non sa dribblare. Che dire? Che dire ragazzi, onestamente non. Queste sono le pagelle, meglio non parlare di nulla. Lascio a voi ragazzi i commenti, scrivetemi qui sotto le vostre pagelle secondo voi, chi siete il migliore, chi siete il peggiore, fate quello che volete, ma ripeto, imbarazzanti. Può essere ragazzi che oggi usciranno i post partito, comunque dei pareri perché non sono a casa ragazzi, quindi non vedrò le partite. Al massimo farò dei video corti dove andrò a giudicare e a parlare del risultato in sé, ma non della prestazione perché non posso vedere la partita. Come sempre ragazzi, vi lascio sempre un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanina se ancora non l'avete fatto e ci vediamo più tardi con dei nuovi contenuti. Bella.